strappato di tendone. La positività qual è? Prima di tutto interrompono il tessuto urbano, abbiamo detto tutto è piatto, avere una lama rappresenta un elemento paesaggistico in qualche modo di rilievo, perché ti movimenta il territorio, ti apre l'orizzonte, uno cammina, esce unito per un attimo quando attraversa la lama, tra la campagna che si trova all'interno e il mare. Quindi io posso partire dal mare e decidere di fare hiking proprio, cioè di una zona. Poi questo è quello che dicevo prima, elementi paesaggistici qualificati, cioè qualcosa che mi caratterizza questo tratto del territorio. Linee progettuali, ovviamente la cosa che faccio è vedere del reticolo, oppure riqualificare la lama, nel senso che basta scaricare i rifiuti, piuttosto rimuoviamoli, e cerchiamo di valorizzare la costa. Può essere anche un'area che ha una forte, non dilungo perché poi sembra di dire delle banalità, scusate. Ho bisogno di bere un po' d'acqua. Questa tavola rappresenta quello che è il sistema delle aree protette contemplate nel piano, nel nostro piano, che ci sono molte aree verdi, qui sono abbastanza, grazie mille, grazie, che in realtà sono abbastanza sparse per il territorio e hanno, secondo il nostro piano, queste sono aree che hanno una certa rilevanza del nostro territorio. In realtà ci siamo accorti che il valore conservazionistico, la valenza è molto critica, cioè quasi inesistente praticamente. Io direi potenzialmente queste aree hanno una valenza ecologica. Quelle marginali che non sono costruite, spesso dove si può fare un po' di tutto senza poi tanto anche dell'abusivismo, diciamo. Quindi l'intenso degrado in queste aree c'è ed è evidente. E inoltre, non sono collegate tra loro, quindi questo, secondo me, queste aree ci sono. Queste aree frammentano quello che è la continuità del tessuto urbano, sono abbastanza. E quindi per le linee progettuali, le nostre idee progettuali potrebbero essere quelle di cercare di connettere, diciamo, magari estendendole poco a poco, crearne degli altri, delle connessioni fisiche proprio anche attraverso una strada alberata, per esempio. Io ci vedrei, per esempio, di riqualificazione, lasciare che cresca la vegetazione spontanea, quella della macchia mediterranea, le arbusti, non ci vuole molto probabilmente. È un fatto di Van Gogh, secondo alcuni, secondo altri, è una zona industriale. Con questa tavola abbiamo cercato di mettere in evidenza cosa abbiamo scoperto, che il sistema rurale in quest'area è caratterizzato dalla presenza di vigneti, sono estensioni praticamente continue di vigneti coperti a telone dove si è commerciale, quindi una fonte di reddito non trascurabile. Essenzialmente oliveti, che è una cosa caratterizza un po' il nostro territorio. Tra le due c'è la solidarietà rurale, in tutte le aree ci sono. Abbiamo cercato, cosa abbiamo individuato? Prima di tutto le criticità. Se pensiamo al prodotto deve essere venduto. Completamente dell'iter di approvazione, finalmente sia con questi eventi che si stanno aprendo nella Puglia, si sta passando dalla fase della, in cui i soggetti non tanto della tutela. Il patto città-campagna in concreto in cosa si tradurrà? Si tradurrà nel creare un sistema di connessioni verdi, quelle che vengono chiamate green infrastructure, ma che significano connettere la città con la campagna attraverso lame verdi che vanno verso il territorio e verso il mare. Recuperare ad esempio la linea di costa anche, che è così importante, con delle blue ways che possono servire anche al trasporto locale, e la rivalutazione di tutto un sistema di edilizia rurale, trappeti, masserie, torri che al momento sono in disuso o parzialmente usate, che potrebbero servire anche per un approvvigionamento alimentare da circuito corto. Al quartiere Libertà invece quali sono gli spunti? Per il quartiere Libertà, che è già un quartiere vivo, denso, che ha però solo bisogno di essere riqualificato, si può partire da un livello di grandi interventi come la sistemazione della manifattura tabacchi, che potrebbe diventare sede di qualche istituzione anche culturale o educativa, ma anche una serie di interventi puntuali sui marciapiedi e sulla viabilità interna, che potrebbe essere tramutata in viabilità dolce, e cioè come si fa all'estero in molte situazioni, commistione fra macchina e pedone e bicicletta, ma
con traffico lento rallentato.